Ciao a tutti carissimi amici. Come grande sorpresa, che cosa ci troviamo sulla tana di Mister X? Final Fantasy XV Platinum Demo. Sto commentando questa demo proprio come esterno, nel senso che Chiara l'ha, diciamo, realizzata, preparate tutto e io proprio come esterno, proprio di uno che di Final Fantasy XV, proprio quelli più recenti, non ci ha proprio mai messo becco e mano. Mi trovo a commentarlo e quindi ragazzi, già l'esserino che abbiamo visto nella intro, nemmeno che stiamo vedendo e nella schermata iniziale, se non erro, era proprio un carbuncle. Quindi ragazzi, ho la netta impressione che questo sarà un Final Fantasy con le contropalle. Scusate, la mia voce è un pochettino intasata e tutto, ma purtroppo a causa di un raffreddore incredibile sono costretto, diciamo, a commentare in queste condizioni. Ed è proprio lui, ragazzi. Ma avete visto come l'hanno fatto? Da quel che ho capito e che da quel che mi è stato detto, questo ragazzo Noctis sarà il personaggio che dobbiamo utilizzare. Mamma mia, che grafica pazzesca che gli hanno lasciato. Sulla fronte del carbuncle non ho capito se ha un diamante, una gemma, non ho capito bene, però ricordo benissimo che aveva in Final Fantasy VIII il potere di lasciarti il reflex, quindi era un Guardian Force veramente molto utilissimo. A quanto pare adesso dobbiamo seguirlo e raccogliere questi smeraldi. Oh, questo è un punto esclamativo, forse un punto di contatto o qualcosa. Oh, ma che cavolo è quella roba lì? Ah, un gigante buono. Alla faccia del gigante buono, a me sembrava alquanto minaccioso. Quindi, a quanto pare, come prima fase dobbiamo seguire il carbuncle. Oh, che bella grafica. Sono sempre stato un po' scettico rispetto ai, diciamo, i Final Fantasy più recenti, perché essendo molto affezionato al quarto. Quindi, questo carbuncle è il tuo cagnolino da supporto? Sta dicendo delle cose, come se fosse praticamente un sogno, devi svegliarti. E forse potrebbe anche essere un sogno, cioè non è. Scusate, naso intasato. Potrebbe essere un sogno, cioè potrebbe essere qualsiasi cosa. Resta con me, non ti succederà nulla. Ah, va bene. Se così lo dici, fidiamoci. Quindi a quanto pare. Oh, ho preso qualcosa, perfetto. Quindi questi punti esclamativi qua segnano determinati eventi, a quanto pare. Oh. Ok, lui ci sta aspettando, per fortuna. E adesso? Abbiamo visite. In che senso abbiamo visite? Che praticamente ha fatto qualcosa a me, addosso a me. Quindi abbiamo, questo è il nostro equipaggiamento, martello. Oh! Ma anche lui sta combattendo. Martello, che bestia sto martello. Ah, Madonna, ma scommetto che è soltanto l'inizio, quindi sembra una passeggiata, ma scommetto che successivamente non sarà affatto una passeggiata. Vediamo se questa è la strada giusta da percorrere. Ok. Mi ricordano un po' gli smeraldi di The Sims 4. Ci siamo, si è attivato un altro evento a quanto pare. Oh, ma cos'è quello? Cos'è il Leviatano? No, non credo proprio. È qualcosa che fa paura. Che è entrato proprio qua in zona. Vabbè, noi seguiamo e vediamo un po' che cosa dobbiamo fare. Là deve esserci un checkpoint o qualcosa. Salta senza paura. No, è un cerchio. Oh, forse ci porta in un'altra dimensione a quanto pare. E facciamolo anche noi.
E dove cavolo saremmo finiti? Cambio di scena. Oh. Siamo in una specie di villa, di casa. Ha un regalo per te. Prova a lanciarne una. Ah. Ok, vediamo che cosa dice. Proviamo anche noi a fare quello che dice. Chissà dov'è. Beh, in tal caso da quel che ho visto, bisogna seguirlo. Era laggiù, dobbiamo cercare. Ok, giusto. Oh, la Madonna, ma è proprio un sogno, è apparso un camion. Toh, questa mi è veramente nuova di questo Final Fantasy. Sì, a quanto pare è proprio un sogno, a quanto pare. Che bello. No, ragazzi, sono veramente meravigliato da tutto questo. Mazzo di carte. Praticamente stiamo recuperando tutto ciò che è possibile. Però il Carbuncle ci aveva detto qua su. Oddio, che cos'è quella roba lì? Vedo qualcosa di minaccioso. Ok, abbiamo lanciato i fuochi d'artificio, ma. Ok, colpiamo. Ah, erano dei nemici, non capivo bene. Beh, per quel che può durare, sempre un po' di allenamento o quello che è. Anche se in una demo, effettivamente. Ok, sistemati. Dovrebbero lasciare appresso qualcosa. Vabbè. Seguiamo comunque la strada per raggiungere il carbuncle, che dovrebbe essere a quanto pare questa, perché se esiste un percorso. Quello era un termometro? Boh. Ok, altri nemici. Ah, ok. Qua dovrebbe attivare qualcosa, un evento. Giusto. Sì, praticamente Chiara si è concentrata a reperire tutto ciò e ne abbiamo adesso 125. C'era un cerchio, quindi l'evento si è attivato. Ok, siamo all'esterno. Qualche parte c'è un corridoio lungo che porta a un lieto fine del tuo sogno. Speriamolo, quindi praticamente tutta la demo è un sogno, da quello che ho capito. Ok, cerchiamo assieme, dice. Ok. Cosa è diventato un alce? Toh, questa mi è veramente nuova, non me l'aspettavo proprio. Vabbè, che se prima era diventato un camioncino. Li puoi massacrare, che bello. Quindi a quanto pare questo Noctis ha una bella immaginazione, a meno che questa non sia stata un po' alterata a causa del Carbuncle. Vabbè, questo non lo possiamo sapere. Però a quanto pare è un sogno.
Ok, siamo in questo corridoio lungo che diceva il carbuncle. Hai detto fine del tuo sogno ti aspetta. Ok, seguiamo questo corridoio lungo. Dormiglione come sei. Ok, questo carbuncle ci conosce benissimo. E questo è il lieto fine. E vediamo appunto. È il palazzo reale. È un lieto fine, secondo voi? Che strano, non doveva andare così forse. Qua c'è qualcosa di molto sospetto. Vabbè, a questo punto andiamo al palazzo. Oh oh. Oh oh, lo so. Oh no, che cosa gli hanno fatto, poveretto? Ma chi è questo? Oh no, il macellaio da... Sì, si chiamava così nel Final Fantasy VIII. Il coltello da... Che aveva il coltello da bistro o qualcosa. Me lo ricordo, era presente anche sia nell'8 che nel 9. Oddio, sei tu il re. Ma quello era un carbuncle. Che li ha messo lì vicino. Adesso è diventato adulto. Prima era un ragazzino e adesso è diventato adulto. Sì, me lo ricordo sto stronzo. Era anche forte negli altri Final Fantasy. Era molto resistente. Vabbè, a sto punto massacriamolo e penso che finisca la demo. Ok. Vediamo di... Oddio, come cavolo corre? Per essere un ciccione corre da bestia. Oddio, come corre. Questo fa paura. Che cavolo di legnata che si è presa Chiara. Penso che sia il momento di reagire. Che stangata. Ah, anche quello lancia. La vedo difficile da far fuori. Ok. Qualcuno non vuole che ti svegli, ha mandato questo mostro per impedirtelo. Oh, benissimo. Qualcuno che ci vuole fottere. Lì però vedo una specie di barile con un punto esclamativo. Potrebbe significare qualcosa? Beh, ho visto che hai oltrepassato il continuo del sogno. Stai per... Ok. Oh. E non so se era un buon segno questo. Ti ha fatto ripetere praticamente l'evento, la battaglia. Non si può andare oltre questa fase, ho capito. Oltre la schermata. Ok, ci sta dicendo che può farcela. Fine, che bestia. Beh, però vedo che non è esageratamente difficile. Cioè, è resistente più che altro. Ah, si è arrampicato. Oh, proiezione offensiva. Ha fatto un po' di danno, eh. Ok, è incazzato nero. Che stangata, eh. Dai, dai, forse adesso le, come dico sempre io, la miglior difesa è l'attacco. Qua ci sono dei... Ti aiuto io. Ah, è la richiesta di aiuto. Tieni premuto cerchio. Oh, che bello. Sì, ma... Sì,
Siamo andati un po' distanti. Ok, adesso possiamo prendere la mira e tirargli una legnata. No, non ha funzionato. Ah, abbiamo oltrepassato il continuum e adesso ho capito. È arrabbiato sto coso. È ancora poco ed è sconfitto. Oh, distrutto. Si può dire che è stato veramente cattivello, eh? Ok, adesso non ci resta che uscire da questo sogno che si è a quanto pare tramutato in un incubo. Spero che adesso salti fuori la cosiddetta, il cosiddetto lieto fine, se no qua... Ok, abbiamo attivato questo pannello qui, vediamo di uscire da questo posto. Oh, cos'è la Batmobile? È l'auto di tuo papà... Ecco il tuo rifugio. Che bello. Aspetta, si ricorda? Ok ragazzi, la demo è completata, spero che vi sia piaciuta e ci sentiremo al prossimo gameplay commentato. Un ringraziamento a Chiara per averla completata e questo è il mio commento, seppur un po' intasato a causa di questo raffreddore, ho cercato di fare il possibile. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.